Perché oggi la Chiesa fa banco, oggi pomeriggio, oggi AD, 25 di gennaio, fa banco nelle prime pagine stasera nei notiziari della cronaca politica con la decisione che chi vincerà al direttivo. A me è arrivato adesso sotto embargo il discorso del cardinale Bagnasco che terrà alle 5. Chi vincerà, i conservatori o i progressisti, il dialogo o la chiusura? E questa sarà l'apertura dei notiziari di stasera. Domani i notiziari alle 13 apriranno con il Papa che la mattina vede Rouhani, perché gli iraniani vengono non per i 17 miliardi di affari che hanno in ballo col governo italiano, sarebbero andati in Francia piuttosto che in Inghilterra o in Germania, ma perché riconoscono alla diplomazia vaticana il primato temporale. Gennaio 14, il Vaticano è stato il primo con uno statement a dire: se non si sdogana e non si reimmette nel quadrangolo degli equilibri medio orientali, il quadrangolo degli equilibri medio orientali, Arabia, Iran, Arabia Saudita, Turchia e l'Iraq, se non si rimette l'Iran in circolo, Israele scusate, non si stabilizza il Medio Oriente. 29 settembre del 2014, Assemblea Generale dell'ONU, scontro tra il cardinale Parolin, capo della diplomazia vaticana, e Netanyahu, due visioni opposte. Netanyahu dice che Satana è l'Iran, Parolin risponde no alle Nazioni Unite, perché l'Iran comunque ha una sua tradizione statuale, mentre nel caso del Sirac, mentre nel caso dell'ISIS, l'ISIS era stato proclamato il 29 giugno del 2014, tre giorni dopo Parolin si presenta all'Assemblea, tre mesi dopo, generale dell'ONU, e dice: nel caso dell'ISIS noi non siamo di fronte a un vecchio modello di teocrazia, e di teocrazia la Chiesa dovrebbe intendersi, non siamo di fronte a un vecchio caso di teocrazia, questo è un modello tutto nuovo che attinge piuttosto ai totalitarismi del Novecento, al nazismo e allo stalinismo, sostituendo alla base ideologica che è più fragile, alla base religiosa che è molto più solida. Questa è l'analisi del Vaticano. L'analisi di Netanyahu dice invece Satana è l'Iran. Risponde il Vaticano dicendo no, perché l'Iran ha dietro di sé le radici statuali dell'impero persiano, quindi un know-how, un background di senso di responsabilità statuale che lo rende un interlocutore più affidabile rispetto alla dimensione di totalitarismo puro. Quindi il regime di al-Baghdadi sarebbe, nella visione del Vaticano, un regime di stampo modernissimo, futuribile, tutt'altro che un'antica teocrazia, ma piuttosto un modello che attinge, che si ibrida con i totalitarismi del Novecento. Vedete la centralità di visione che fa oggi della Santa Sede un centro geopolitico di importanza mondiale, che attira in Italia. Domani Rouhani viene notoriamente per andare dal Papa e ne beneficia di riflesso la politica estera italiana, perché va da Mattarella, va da Renzi, opta per due paesi in questo suo breve tour europeo. Voi sapete che era schedulato il 14 novembre dello scorso anno, poi il 13 ci sono stati gli attentati di Bataclan e l'aereo del presidente iraniano è rimasto in pista a Teheran, e lui è tornato a Palazzo Presidenziale annullando la visita, a significare poi il riflesso virtuoso che c'è di visibilità per il nostro paese. Quindi per due giorni consecutivi, ecco perché switcho, la politica interna oggi e domani, gli esteri sono centrati nella nostra informazione, nei nostri quotidiani sul Vaticano, ragion per cui, indipendentemente da quello che sarà il vostro campo di elezione, di attenzione nella professione, è una conoscenza del paesaggio vaticano per poter collocare nel paesaggio e collegare tra loro le notizie, una conoscenza del linguaggio, il cosiddetto ecclesialese, può sembrare che sia sesso degli angeli, per rimanere in tema, la distinzione tra vescovo e cardinale. È una differenza che in politica conta quanto e di più della differenza tra un sottosegretario e un ministro. Il cardinale partecipa a quel collegio ristretto di grandi elettori che sceglie un papa,
e che per un mese, quando si avvicina a un conclave, attira per un mese tutti i giorni a 2, 3, 4 pagine al giorno di ogni quotidiano l'attenzione del mondo. C'è soltanto l'elezione del Presidente degli Stati Uniti, per restare in tema, che ormai è prossima, perché stanno cominciando le primarie, solo al mondo giornalisticamente la elezione del Presidente degli Stati Uniti attira tanto quanto una elezione di un Papa. Ecco perché diventa necessario conoscere, avere un'infarinatura, almeno di 6 ambiti. Il primo ambito è quello dell'istituzione. Poniamo che voi lavoriate all'economico e dobbiate occuparvi di IOR. Tutto il dibattito che c'è sulla riforma dello IOR. Se uno non conosce come è organizzato e come funziona l'impianto istituzionale, costituzionale, quindi dimentichiamoci la dimensione religiosa. Pensiamo al Vaticano, grande potenza che sta a 2 passi da noi di là dal Tevere, a pochi passi da noi, grande potenza che è impiantata sul territorio della penisola. Se uno non conosce come è organizzato il sistema delle istituzioni vaticane, non può nell'economico orientarsi e scrivere un articolo sulle finanze vaticane, che spesso oggi appunto è crossover, spesso gli articoli sulle finanze vaticane sono di competenza per esempio del supplemento affari e finanze di Repubblica, di cui c'era la fondatrice e collega poc'anzi a intrattenerci. Questo per fare l'esempio. Oppure il processo ai nostri due colleghi, Nuzzi e Fittipaldi. Se uno non conosce com'è organizzato, se non sa com'è organizzato il meccanismo e il sistema della giustizia vaticana, brancola in un ambito che è trattato oggi dal politico, dalla giudiziaria, da ultimo dalla informazione religiosa. Problema del linguaggio. Dopo quello delle istituzioni ve ne ho appena parlato con l'esempio del cardinale e del vescovo, la geopolitica, con l'esempio freschissimo, imminente, più che attuale imminente, dell'arrivo del presidente Rouhani a Roma. Può sembrare, se io dovessi dare un tema, se io vi dovessi dare un tema, no? Notoriamente la politica estera vaticana e la politica estera italiana, non a caso la Farnesina, se ci fate caso, dei paesi delle istituzioni. Guarda, considerate un attimo i palazzi delle istituzioni romane, laiche, della Repubblica. La Farnesina è l'unico che sta da questa parte del Tevere, quasi a significare, no? Una sintonia. Infatti, quando il Tevere diventa turbolento, quando si increspano le acque dei rapporti tra Italia e Vaticano, accade sempre su fatti di politica interna, il Family Day sabato e le famiglie e l'universo arcobaleno sabato scorso, il Pantheon, piazze contrapposte, la resa dei conti e la conta, anche numerica, l'arcigay che dice 1 milione, le 99 piazze italiane, adesso la Chiesa che risponde che va alla conta, che è un doppio salto mortale quello di sabato dei vescovi. Salto mortale perché è una resa dei conti interna tra progressisti e conservatori, doppio perché è una resa dei conti anche all'esterno, la conta, confronto di piazza interna e confronto tra piazze all'esterno con le 99 sommate, le 99 piazze dell'altro ieri, dell'arcigay. Tutto questo a significarvi che quando si increspano le acque su vicende di politica interna, finora c'è stata sempre grande solidarietà invece e anche solidità di rapporti. È noto che in Cina, dove il Vaticano non ha entrature, è la diplomazia italiana che da sempre gli fa da braccio secolare. Una forte intesa, ecco perché dico che la politica estera viaggia nella stessa direzione. Forse, per la prima volta, le due politiche estere si stanno divaricando e separando. Perché dal governo Berlusconi in poi, la politica estera italiana, e il governo Renzi è piuttosto allineato, in questo non ha cambiato, è piuttosto allineata con Israele, mentre storicamente nella Prima Repubblica la politica estera da Enrico Mattei in poi era molto mediterranea, filo araba, cercavamo il petrolio, la politica di Craxi e di Andreotti, Sigonella, il 1985 e via dicendo. Svolta con i governi Berlusconi, in un senso molto più filo israeliano, mentre il Vaticano, che era sempre stato molto vicino, molto attento a un equilibrio tra palestinesi e israeliani, oggi fa la svolta e sposa la causa dell'Iran e chiede a gran voce che venga reintrodotto
al tavolo delle potenze sollevando le ire di Netanyahu. Mai c'è stata tanta freddezza tra Israele e il Vaticano. Francesco va il 17 gennaio, 8 giorni fa, in sinagoga, Ruth Durighello, l'avvocato Ruth Durighello, nuova presidente della comunità ebraica romana, nel suo discorso tutto politico, si rivolge al Papa, l'avete sentito in diretta, l'avete letto il giorno dopo, in sinagoga, dicendo: santità, abbia presente che per noi ebrei Israele è una parte di noi, anche se siamo lo Stato di Israele, quindi discorso politico, è una parte di noi anche se siamo cittadini. Era Netanyahu che attraverso la Durighello parlava a Nuora perché suocera intende. Tenga presente che il sionismo è una parte costitutiva, il sionismo. Voi sapete che il Vaticano tende sempre a dire: una cosa è il sionismo, una cosa è l'ebraismo. Il sionismo politico è una parte costitutiva della nostra identità ebraica. Vedete quindi quanto c'entri poco l'informazione religiosa e quanto esondi la notizia, il Vaticano come notizia, quanto esondi dall'alveo, dai confini tradizionali della informazione religiosa strettamente intesa. Il sociale, altro ambito. C'era qui in sala fino a poco tempo fa il direttore dell'ufficio stampa del Policlinico Gemelli, credo ci sia ancora, forse andata via la sua omologa all'Umberto I. Quando a Roma si dice Policlinico, anche se ce ne sono altri, nell'immaginario collettivo si pensa all'Umberto I, si pensa al Gemelli. 50% dell'immaginario è Gemelli, 50% dell'immaginario è l'Umberto I. E anche questo a rappresentare plasticamente, immediatamente, il peso che nel sociale ha la Chiesa. I media ecclesiali. Pensiamo alle opportunità di lavoro. Una volta c'era la figura tradizionale del vaticanista. Oggi uno dei pochi e principali successi editoriali degli ultimi anni, in un tempo in cui le riviste, i settimanali, i mensili, i giornali chiudono o diminuiscono le copie vendute, c'è questo fenomeno editoriale che fa Mondadori del mio Papa. Non c'è un vaticanista che ci scriva uno, lo fa la redazione di Sorrisi e Canzoni TV. Si è posizionato, dopo il boom iniziale, viaggia a velocità di crociera sulle 100.000 copie settimanali. È fatto e scritto con un approccio estremamente popolare, come Sorrisi e Canzoni TV, ed ha una grossa fetta di mercato. È un esperimento di informazione religiosa fatta dai non addetti ai lavori. Lo scrivono i giornalisti di Sorrisi. Il direttore è Aldo Vitali, l'inventore, il direttore di Sorrisi e Canzoni TV, che ha intercettato l'onda del successo, della presa, dell'appeal popolare di Papa Francesco, e ci ha costruito sopra un settimanale che si chiama Il mio Papa, che è uno dei fenomeni editoriali di maggiore successo degli ultimi due, forse l'unica vera novità editoriale. Cioè, vende molto di più di Panorama e dell'Espresso messi insieme, non ci scherza, ma siamo a quei livelli siamo. E riguardo alle fonti, su questo c'è un processo adesso che si riapre il 24 di febbraio, ma io la cosa che vorrei dire, quanto quello delle fonti sia un territorio vergine in questo campo, in questo ambito, è ancora tutto da esplorare. La mattina del 13 marzo del 2013, quando fu eletto Papa Bergoglio, i due principali quotidiani italiani, io li conservo perché è aneddotico, il Corriere Repubblica, escono una pagina di foto a vari personaggi importanti del giornalismo, chiedono: dammi un terzetto tra questi, chi sono i tuoi tre favoriti? E quindi, con sotto la firma di chi ha fatto questa profezia laica, escono tutti questi trittici di fotografie, né sul Corriere né su Repubblica, una pagina intera di trittici di fotografie, c'è una sola fotografia di Bergoglio, a significare che quando vi dicono: ma io sono introdotto, io ho le fonti, nessuno, tutti hanno bucato quella che è stata la informazione dell'anno, quello che oggi viene considerato il personaggio più popolare della terra. Prima di passare ad alcune, perché tengo presente, appunto, come diciamo, del vino evangelico, che non devo abusarne perché siamo all'ora della siesta, io suggerirei tre temi. Il primo tema potrebbe essere questo.
come e quanto la politica estera italiana, la visibilità del sistema paese, beneficia della presenza del Vaticano nella penisola. Per il sistema paese, Italia, per la nostra politica estera, è un'opportunità o un peso? Alla luce dei recenti sviluppi di politica estera. Il sistema paese Italia, della presenza del Vaticano, la visibilità internazionale dell'Italia e la sua politica estera. Vi faccio un esempio, l'Italia l'anno prossimo vuole entrare nei membri non permanenti, quelli che durano, del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, vuole entrare nei 10 membri, tra i 10 membri quelli elettivi non permanenti. L'Italia non ha entrature in Sud America, in Ecuador, pensate, in Bolivia, in Cile, l'Italia sta chiedendo apertamente supporto al Vaticano, che notoriamente è fortissimo con un Papa sudamericano, è fortissimo. Noi abbiamo grosse entrature in Argentina, l'Argentina è un popolo di italiani che parlano spagnolo, in Uruguay, ma un po' in Brasile, dove però abbiamo molta concorrenza, e poi buio, cioè la politica estera italiana, Cile, Ecuador, Suriname, poi tutti i paesi dell'istmo centroamericano, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Panama sì, perché lì abbiamo dei trascorsi, ma che insomma poi non inducono necessariamente il governo panamense a sostenerci, anzi se può smarcarsi dall'Italia i panamensi lo fanno, Belize. Ecco, il Vaticano invece è fortissimo, e notoriamente va in Messico. La nostra politica estera in questo momento sta apertamente chiedendo, la nostra diplomazia, supporto per questa richiesta italiana alla Santa Sede, offrendo i suoi servigi in cambio in Cina, per esempio, dove l'Italia è bene introdotta. Il secondo tema, il Giubileo è il quantitative easing. Perché vedete, io tengo sempre a mischiare i linguaggi. Diceva la collega Carini, che stavo ascoltando subito prima della pausa pranzo, vi stava dicendo che le banche e delle iniezioni di liquidità che le banche centrali hanno fatto. Il quantitative easing, l'acquisto dei titoli orridi, l'acquisto dei titoli straccio, dei titoli maligni, questi sono termini religiosi ma che vengono usati tranquillamente dai giornali economici senza parlare di religione, dei titoli spazzatura, ma dei titoli soprattutto maligni, demoniaci, comincia intorno alla metà degli anni Ottanta. È la Fed che parte per prima, quando l'Italia e l'Europa nemmeno ci pensano, perché in Italia c'è il dogma monetarista tedesco, l'orrore che si ripetano gli incidenti che aprirono la porta al nazismo, alla Repubblica di Weimar, dell'inflazione. C'è questo dogma religioso anch'esso che hanno i governanti tedeschi di essere rigidi, rigorosi tutori della moneta. Non a caso in Vaticano i guardiani del dogma sono tutti tedeschi, era Ratzinger e oggi è il cardinale Müller, che si oppongono a Bergoglio. Voglio dire che il peccato e il denaro, il perdono e il denaro non hanno mai viaggiato così parallelamente come di questi tempi. Come il Papa dice che la misericordia, anno santo, se ci fate caso a questo parallelismo psicologico che è molto interessante, che cos'è il Giubileo? Il Papa dice che è la misericordia, che è il perdono dei perdoni, cioè un perdono che va a prendere anche il peccato che sembrava imperdonabile. Che cos'è il quantitative easing? Quei titoli che nessuno vuole, me li prendo io, me li compro io banca centrale, rilevo i titoli più peccaminosi, quelli più infettati dal virus. E siccome gli psicologi e gli economisti ci insegnano che i mercati si fondano, e le borse, lo sapete, si fondano sulla psicologia degli acquirenti, sulla psicologia, Draghi l'altro giorno ha soltanto annunciato che comprerà, non ha comprato niente, eppure è bastato a risollevare il valore delle borse. Le borse, le anime e le borse non hanno mai viaggiato così all'unisono. Gli storici fra 100 anni ricorderanno la concomitanza,
Perché poi la storia guarda le cose da lontano e considera soltanto i tratti essenziali di un paesaggio, la morfologia essenziale. Gli storici ricorderanno questo giubileo e il quantitative easing della Banca Centrale di Francoforte Europea come due tentativi di un restart di un millennio che aveva fatto delle false partenze, la falsa partenza delle Torri Gemelle, il millennio dall'11 settembre 2001 al 13 novembre 2015, Bataclan, passando nel 2008 il crack dei subprime, è una serie di false partenze questo millennio. Quello è un tentativo di restart, di azzerare, due tentativi paralleli di azzerare. Qual è il controvalore? Qual è la controindicazione? Quali sono gli effetti, i danni collaterali? Voi sapete che oggi c'è un grande dibattito. La Fed ha smesso, sta tornando indietro, ha rialzato il tasso di interesse. Draghi, la Cina vanno in controtendenza. Gli americani che erano partiti per primi adesso stanno tornando indietro perché dicono protratto nel tempo, e in America va già avanti da 25 anni, protratto nel tempo genera volatilità dei mercati. Li induce a rilassarsi, tanto qualcuno poi interviene a aiutarti. Ti perdona lo svarione dei subprime. La critica che viene fatta a Bergoglio qual è? Quella se non di indurre un effetto generale psicologico per cui alla fine viene meno il senso del peccato, se tutto si perdona. Cioè una volatilità della dottrina da una parte, una volatilità... Vedete che tornano. Tutto si tiene in parallelo. Sto cercando di laicizzare il mio approccio alla informazione religiosa per darvi l'idea di quanto oggi, anche se uno... Se no uno dice ma perché hanno chiamato il vaticanista, tanto nessuno di noi vuole diventare vaticanista, e quanto invece oggi sia l'informazione che più si ibrida e si contamina, sia l'ambito informativo che più si ibrida, per una logica magnetica, per un magnetismo, per la forza di gravità, per il Vaticano che abbiamo qui presente sul territorio italiano. Per ovvia ragione, per cui un giornalista italiano non può non essere in piccola parte di sé anche un vaticanista. E l'ultima riflessione che volevo fare, e l'ultimo tema è questo, ma il processo e i due colleghi, non voglio evadere da questo argomento scottante, da questo argomento spinoso, il processo ai due colleghi Nuzzi e Fittipaldi, che riprende il 24 febbraio, è un processo a Galileo? Ecco, questa sarebbe la mia terza sollecitazione di domanda. La ritenevo un po' provocante, la ritenevo un po' provocatoria, e quindi ho chiesto prima, nell'intervallo, alla Presidente, a Paola Spadari, gli ho chiesto ma è troppo forte per... E lei invece ha detto no, mi piace. Perché dico che è un processo a Galileo? Riflettiamo. Io conosco, non so voi, io... Noi tutti Nuzzi e Fittipaldi non sono Galileo, il paragone non è tra le persone. L'affinità non è tra le persone, è il meccanismo logico e psicologico. Fateci caso. Qual era il problema all'epoca di Galileo? Che la Chiesa riteneva che il Sole girasse intorno alla Terra. Oggi notoriamente, nella percezione del villaggio globale, il mondo gira intorno ai media. Fare un processo a due giornalisti, perché divulgano una serie di informazioni, significa ritenere che c'è un mondo che ha le sue regole e che non si adegua alle regole che oggi che presiedono al villaggio globale. La centralità della informazione, immaginate, non credo, perché in Vaticano si sono resi conto gli spiriti più accorti di essersi cacciati in un vicolo cieco geopolitico, immaginate... Ma si sono resi conto di essersi cacciati in un vicolo cieco. Immaginate che vengano condannati Nuzzi e Fittipaldi. Ovviamente questo non avrebbe rilevanza pratica. Sono cittadini italiani, quindi io non immagino... Oddio, Renzi per vincere il referendum ottobre farebbe di tutto. Io non ce lo vedo Renzi che è strada in Vaticano, Nuzzi e Fittipaldi, insomma. Ecco, anche se... Anche per ringraziarsi... Non ce lo vedo. A tanto non ce lo vedo, insomma. Questo mi rimane difficile immaginare. Ma quello che conta è l'effetto politico. Pensate il sistema dei media americani, che è quello centrale, no? Quello è il sole intorno al quale gira il mondo, no? La centralità preponderante, spaventosa del sistema mediatico americano. E quando dico il sistema mediatico americano non dico soltanto i giornali, non dico soltanto i notiziari, ci metto tutto, ci metto la fiction, ci metto la centralità, ci metto Hollywood, la centralità del sistema mediatico informativo del carrozzone spettacolare americano nell'immaginario collettivo dell'umanità.
Immaginate che vengano condannati due giornalisti, quelli sono l'America di Watergate. L'America del Guaita, come vivrebbe dentro di sé la condanna di due giornalisti che hanno detto che cosa? La verità, le planimetrie delle case dei cardinali, che nessuno può smentire perché il mattone sta lì e non lo puoi smentire. Si incrinerebbe il consenso mediatico di Bergoglio, perché vedete, per me che sono credente, io dico che un Papa lo sostiene lo Spirito Santo, ma siccome qui sto facendo il laico, l'analista, per me che sono analista dico cos'è che sostiene questo Papa nella sua battaglia contro la curia? Qual è il vento nelle sue vele? È il vento dei media che non ha mai smesso di sostenerlo, possentemente da quando Time, a 9 mesi esatti dalle elezioni, il 13 dicembre del 2013, a 9 mesi, una gestazione rapida, veloce, in tempo, lo ha nominato uomo dell'anno. Allora, finché il vento dei media soffia potente nelle sue vele, lui combatte la sua battaglia di rinnovamento, di ristrutturazione, di riforma. Poi uno può discutere se è un rivoluzionario o un riformista, ma sicuramente un riformatore, qualcuno dice anche un rivoluzionario. Poi uno può discutere se è un Papa Giovanni che ha una profezia, un'intuizione, ma poi non è capace di costruirci un'architettura progressista e quindi deve arrivare qualcuno che poi dia una forma alla sua intuizione, oppure se è un leniniano che si è trovato a vincere, a conquistare il palazzo d'inverno una sera di marzo senza avere poi la maggioranza e quindi si appella al popolo e ai media per governare, per un incidente virtuoso della storia. Uno può discutere su queste sfumature, ma non c'è dubbio che stiamo di fronte a un tentativo di riforma di una istituzione e non c'è dubbio che la benzina è il consenso dei media. Tant'è che c'è una scuola di pensiero che dice: ma chi l'ha tirato in questo trappolone di intentare un processo a due giornalisti forse è per fargli venire meno questo consenso dei media, perché non c'è dubbio che l'America lo scaricherebbe di fronte a una... il sistema mediatico americano non tollererebbe questa bestemmia, l'America di Watergate che ha condannato dei presidenti, l'America di House of Cards che non ha paura a mettere alla berlina anche nelle fiction il retroscena del suo potere, non tollererebbe. L'America di Dan Brown non tollererebbe ovviamente una condanna. E quindi uno, in questo senso si chiede, perché vedete, a 4 secoli dopo c'è questo meccanismo, perché poi uno, ogni istituzione fa i conti col suo DNA. E quindi è un aggiornamento questo processo di quella mentalità per cui c'è un'entità che ritiene che le sue regole possano prescindere da quelle del mondo. E come riteneva che la Terra si dovesse sostenere che era il Sole a girare intorno alla Terra, anche quando le evidenze scientifiche dicevano ormai palesemente il contrario, oggi, di fronte a un mondo che gira intorno ai media, sostiene che invece i media debbano girare intorno a questo mondo. Il meccanismo si ripete, fa ripetere gli errori a distanza di secoli. Io mi fermo qui così possono essere domande, non sono andato troppo per le lunghe. Datemi del tu che siamo colleghi. Perché non ho capito. Cioè, dove sta andando? Che cosa vuole riformare? Vuole davvero una chiesa povera, come ha detto il giorno in cui, dopo pochi giorni della sua elezione, tanto sogno la chiesa povera? Cioè, se dovessimo spiegarlo in un attimo, in due parole, perché Bergoglio è davvero riformatore? Bergoglio è un riformatore perché gli enunciati, l'hai appena ricordato, gli enunciati sono quelli, uno può discutere se siano di un riformatore o di un rivoluzionario, però gli enunciati e le dichiarazioni che fa sono quelle di uno che vuole riformare. Qual è la percezione? Lui viene eletto la sera del 13 marzo 2013, la prima cosa che fa dal balcone, si toglie la croce di latta, di ferro, ma si toglie la mozzetta. E tutti dicono: ecco San Francesco che si spoglia sulla piazza di Assisi. Chi è stato come me tante volte in Argentina, io ho moderato davanti a 1000 persone nel 2003 il cardinale Bergoglio in un dibattito all'Università Cattolica di Buenos Aires, davanti all'allora sindaco di Buenos Aires e oggi presidente dell'Argentina Mauricio Macri, che era seduto in prima fila,
Bergoglio viene dall'unico paese al mondo dove il potere si veste per sottrazione e non per addizione. Chi diventa re non si mette una corona ma butta la giacca dal balcone della casa Rosada, è Peron. Quindi noi abbiamo frainteso quel gesto, è anche francescano, ma è un gesto peroniano, peronista, quello di chi butta la giacca. Allora, Bergoglio indubbiamente si confonde con il popolo, scende in mezzo alla piazza e tira i sassi ai vetri del palazzo, perché dice: basta con la ricchezza, io voglio una chiesa povera. Il problema è che la chiesa povera a 3 anni ancora non la vedremo. Quindi, domanda, gli enunciati sono enunciati riformatori? Assolutamente sì. La politica che ha portato avanti è arrivata e approdata a risultati di riforma profonda del sistema economico della Chiesa? Ancora no. La storia giudicherà. Per ora giudichiamo noi giornalisti col taglio del cronista, che è il taglio del presente, e quindi una percezione un po' miope, comunque ravvicinata. La storia sarà molto più attenta a valutare. E quanta più dovesse essere la divaricazione tra l'enunciato e la realizzazione, tanto più la storia ci affonderà il giudizio. Questo è ovvio, ma non c'è dubbio che gli enunciati sono... Quando il Papa convoca 28 ottobre, no la marcia su Roma, 28 ottobre convoca a Roma, in Vaticano, cose mai viste, mai udite, i movimenti popolari, cioè i sin tierra, e dice... Techo, tierra, trabajo, le 3 T, tetto, terra e lavoro, e convoca il Leoncavallo a Roma. Cioè, questo significa in Vaticano il Leoncavallo, no? Allora, di questo parliamo, e gli dice: la democrazia è asfittica, la democrazia formale, è prigioniera delle multinazionali. 25 novembre, un mese dopo, va al Parlamento Europeo, la frase più forte, a Strasburgo: la democrazia in Europa, le democrazie occidentali sono diventate, cito testualmente, centri uniformanti di potere finanziario, al servizio di interessi finanziari. Quindi è soltanto un fatto formale ormai. La sostanza della democrazia siete voi, movimenti di base popolare. Vi pare che non sia... Questa è la falce e martello al posto delle chiavi di Pietro. Quindi Morales è del tutto conseguente che poi gli dà il crocifisso che ha fatto parlare il mondo a luglio, quando è andato dal presidente boliviano che gli ha regalato il crocifisso con la falce e martello. E non è un'affiliazione, è la rivincita sulla liturgia della liberazione. Che cos'era la teologia della liberazione se non un approccio della Chiesa che diventava gregaria delle ideologie? Qui al contrario, è la Chiesa che assorbe e fagocita le ideologie, è la falce e martello che non tengono più da sole nel cuore dei popoli, hanno bisogno di questo supporto fisico anche della croce per tenerle insieme, è il contrario. Quindi è la rivincita della religione. Marx si rivolterebbe nella tomba, ma storicamente è la rivincita. Chiedono supporto anche fisico, meccanico, alla croce, alla religione, perché non tiene più l'ideologia. Allora, tutto questo però poi, gli storici, quanto più forte ed evidente, eclatante è stato l'enunciato, poi ne vanno a verificare le conseguenze. Ed è logico che se dopo avere chiesto, essere stato eletto Papa, sull'enunciato e sul programma elettorale, perché vedete, Ratzinger il 18 aprile del 2005 fa l'omelia nella missa proeligendo pontifice, cioè la mattina prima di entrare in Sistina e votare, il giorno dopo sarà eletto Papa. È lunedì 18 aprile, la mattina tiene l'omelia, che è una campagna elettorale, un discorso elettorale, dove dice: no, il mondo è aggredito da una dittatura, c'è un tentativo di toglierci la libertà, la dittatura del relativismo. Su quello viene eletto Papa 24 ore dopo, dai suoi confratelli. Bergoglio fa la stessa cosa, Congregazioni Generali, sabato 9 marzo 2013, sogna una chiesa che esca da se stessa, sogna una chiesa povera per i poveri, su questo viene eletto 4 giorni dopo Papa. E poi questi sono programmi elettorali di cui la storia verifica l'attuazione o meno. L'attuazione o meno, quindi alla tua domanda io devo dire: stiamo assistendo finora a delle riforme? Finora, io faccio sempre questo esempio. Leggetevi, è straordinario. Ieri c'è un editoriale drammatico di Eugenio Scalfari, drammatico. Cioè Scalfari che è nella storia,
Scalfari è ormai un personaggio storico. Scalfari è nella storia del giornalismo mondiale per il capolavoro della crescita in 40 anni di Repubblica, primo giornale italiano. Scalfari è nel giornalismo e nella storia, però essere un personaggio storico non vuol dire diventare uno storico. Quando ti cimenti, e io suggerisco, non lo faccio mai da cronista, da analista, e suggerisco a voi di non farlo mai nella vostra carriera e professione, noi facciamo i giornalisti, siamo gli uomini del presente, non sostituiamoci agli storici. Scalfari che si butta e dà il giudizio, che Bergoglio non c'era un papa così testuale da 1700 anni, quindi lui prende tutta la storia di un'istituzione bimillenaria e azzarda questo giudizio. C'è una frattura, c'è una soluzione di continuità, c'è una frattura ideale, ideologica, teologica, che rimanda indietro di 1700 anni. È un giudizio pesante che poi gli storici valuteranno. Ecco perché dico rischia moltissimo. E allora Scalfari, che ieri si trova con un Bergoglio che per la prima volta lo smentisce nel discorso di venerdì mattina, ecco perché dico è drammatico, si arrampica sugli specchi, leggetevelo l'editoriale di ieri. Venerdì mattina il Papa che dice coloro che vivono nell'errore, la Chiesa li deve correggere, volergli bene, essere affettuosa, coloro che vivono nell'errore, cioè le coppie che non celebrano il matrimonio religioso. Papa usa un linguaggio del tutto identico, analogo a quello di Wojtyła, di Ratzinger, di Pio XII Pacelli, e Scalfari, che aveva detto questo è uno che ha rotto di 1700 anni e per trovare qualcuno simile bisogna andare indietro di così tanto, si trova smentito e quindi si arrampica ieri in questo editoriale drammatico, drammatico, per giustificare non ai lettori, a se stesso, che non è un miraggio, che non è un abbaglio, ma che è vero quello che ha visto. Ecco perché dico c'è il dramma di un uomo di 90 anni che credeva di aver trovato un riferimento, anche per se stesso probabilmente, anche per la propria vita interiore, spirituale, chiamatela. Ed è drammatico questo editoriale di ieri, che andatevelo a rileggere. Quindi se io dovessi dire che cosa ha cambiato oggi, userei un termine del lunedì, cioè un termine da giornale sportivo. Quando noi andiamo allo stadio, se vedevamo una partita della Chiesa di Ratzinger, avevamo l'idea di un gioco di rimessa, con Spalletti ieri sera. Mamma mia. Una squadra copertissima, questa è stata la Chiesa di Ratzinger. Ratzinger del resto è bavarese, e ieri sera Spalletti ha messo De Rossi nel ruolo dell'ultimo Beckenbauer, cioè libero dietro i difensori, così. No, questo, una Chiesa bavarese. La chiesa di Bergoglio è una chiesa di fantasia, di Bale, Messi, tutta buttata, è una chiesa argentina. Sono cambiate le regole? No. Però il mondo vede due partite diverse. Quando uno vede un allenatore che gioca all'attacco e un allenatore che gioca con la difesa alta, e quando invece vede una squadra che vede coperto, vede due scuole, vede due partite completamente diverse. Ma le regole sono cambiate? No. Per adesso il fuorigioco è ancora fuorigioco. Per adesso le coppie di fatto sono ancora coloro che vivono nell'errore. Nell'ultimo libro del Papa, che Benigni ha celebrato il 12 gennaio mattina, tutto il mondo ha visto, no? Benigni dice che è un libro capolavoro. Benigni non ha letto il libro del Papa. Perché? Benigni il 16 febbraio del 2009 va a Sanremo e incanta l'Italia leggendo Oscar Wilde, ve lo ricordate? Benigni va a Sanremo, 15 milioni di persone, ho detto... Benigni va a Sanremo e legge, c'era stato Povia che aveva fatto la canzone Luca era gay, e quindi Benigni va l'ultima sera, legge Oscar Wilde e dice come si fa a dire che sono persone moralmente disordinate, un amore così puro, e legge la dichiarazione d'amore di Oscar Wilde quando lo arrestano perché viene incriminato per una relazione impropria con un coetaneo. E Benigni legge e l'Italia si appassiona. Se ci fosse stato il giorno dopo il referendum irlandese in Italia, gli italiani in massa avrebbero votato modello irlandese. Dopodiché Benigni va a presentare il libro del Papa. Nel libro del Papa, pagina 75, andatevela a guardare, Tornielli, il collega della stampa, chiede al Papa, la persona che ha scritto, il giornalista che ha scritto a quattro mani con il Papa, questo libro, intervista, Santo Padre, ma lei sull'aereo tornando a Rio Janeiro quella sera di luglio del 2013, chi sono io per giudicare un gay? La frase è famosa, no? Il Papa dice, fermi, io ho detto però, chi sono io per giudicare, però la mia posizione
non muove di una virgola dal catechismo e cita l'articolo, è del catechismo della Chiesa Cattolica, gli amori omosessuali sono un disordine morale della persona. Quindi nulla è cambiato. Non sto dicendo che sia giusto o sbagliato. Cioè, io non mi permetterei mai di venire a parlare dei colleghi, perché noi siamo dei tecnici dell'informazione. I giudizi personali poi ce li teniamo per noi. A me interessa adesso il meccanismo. Cioè, sto dicendo Benigni che va a dire che quello è un amore puro, poi dopo però al tempo stesso è lo stesso che esalta e dice che è un capolavoro, quindi non leggendo un libro dove c'è scritto che è un disordine morale. Del resto l'Italia, la grande storia della letteratura italiana è fatta di artisti di corte. Dante era, lo dico nel senso, io non ho mai un'accezione negativa alla parola cortigiano, Dante era un cortigiano, lo scendere e salire per le altre scale, quindi nella tradizione dei grandi artisti italiani, a seconda della corte dove stai, parli bene del principe, vai a Sanremo, parli in un modo, vai in Vaticano e ne parli in un altro. Questo fa parte della commedia delle parti italiana, da che mondo è mondo. Però mi interessava rispondere a chi chiedeva, ma allora ha riformato o no? La partita che vediamo è completamente diversa. Se poi mi chiedete, le regole sono cambiate? Ancora no. Però non c'è dubbio che nella percezione mediatica, noi siamo operatori del terminale dell'informazione, vediamo due partite diverse, su questo non ci piove, ma il fuorigioco è sempre fuorigioco. Allora, siccome Scalfari è uno che si aspettava che invece cambiasse il fuorigioco, ogni tanto, sapete, hanno fatto questi esperimenti nei tornei amichevoli, ma poi non è mai passata sta riforma di abolire il fuorigioco, per adesso il fuorigioco è ancora fuorigioco. Cambierà questo fuorigioco? Secondo me no. Cioè, io ho scritto... poi. Guarda, io non lo so, può essere che io mi sbaglio, può essere che adesso io non ho letto sotto embargo il discorso di Bagnasco e ci dice che la omosessualità per la Chiesa non è più peccato, non è più un disordine, no, non credo, però non l'ho letto, mi è arrivato sul telefonino, non l'ho visto, quindi può darsi che, però volevo dire, se posso cavarmela con... ieri si è esaltata Lucia Annunziata, che è il mio direttore, perché io ho fatto un'analisi che ieri sera lei ci ha fatto lo splash, dove io ho detto forse nel fronte laico, molti che avevano messo Bergoglio nel Pantheon, si sono accorti che forse non è il Cardinale Martini. Non a caso il Cardinale Martini nel 2005 non volle votare Bergoglio, nel conclave dove Bergoglio arrivò secondo dopo Ratzinger. Martini forse avrebbe toccato la dottrina. Bergoglio è il papa più socialista in economia, si è spinto dove nessuno è mai arrivato, questa della falce e martello e del Leoncavallo in Vaticano sono cose, no? Lui davvero vede, la finanza davvero è il demonio per lui. Ratzinger era molto più liberal, era molto più laico nell'approccio. Bergoglio ha una visione demoniaca del mondo, drammatica, vede la presenza del diavolo dovunque, lo dice nei suoi... non c'è discorso dove non parli del diavolo. E quindi lui vede nella finanza l'incarnazione contemporanea del diavolo. Quindi in questo senso è il Papa, in termini economici, il più socialista e più a sinistra che la Chiesa abbia mai avuto. Ma per quanto riguarda il patrimonio della dottrina morale... lui adesso messo alle strette, sentendosi tirare per le maniche dai tanti Scalfari e altri, sente il peso dei secoli e il dovere di conservare integra la dottrina. E quindi, se posso fare una battuta, è un Papa che scende in piazza ma non scende a compromessi. E quindi il famoso connubio e matrimonio con la modernità dovrà aspettare, secondo me, se lo intendiamo in quel senso, un altro Papa ancora. Credo che molti del fronte laico progressista avranno la percezione che si ebbe di Pio IX, che quando disse appena eletto Gran Dio benedite l'Italia, il Papa che veniva da Senigallia fu preso come il Papa Carbonaro e poi fu quello che mandava a morte i Carbonari e è passato come il più reazionario. In questo senso potrebbe generare delle delusioni. Messo alle strette, il depositum fidei non mi pare che lo tocchi, non è nelle sue corde. Almeno a giudicare dai discorsi che sta facendo in questi giorni. Comunque c'è una guerra in corso all'interno. Accidenti, momento, accidenti. La mia percezione è che le cose siano molto più complesse di quello
che appaiono, però ovviamente qua ogni vaticanista ha la sua lettura, la mia è la seguente, in sintesi. Bergoglio viene eletto da una maggioranza antiromana e anti-italiana a marzo 2013, dove avviene questa strana saldatura tra Sud e Nord America che notoriamente non si amano. I cardinali Yankee, i cardinali nordamericani, formano lo zoccolo duro della maggioranza. Gli 11 cardinali nordamericani degli Stati Uniti formano lo zoccolo duro della maggioranza che elegge Bergoglio, non lo conoscono bene e lo eleggono in nome di una discontinuità geopolitica: portare via il potere da Roma, dalla Curia, dagli italiani. Gli italiani mafiosi, gli italiani dello IOR, gli italiani di Vatilix, c'era stata tutta la Vatilix 1 e compagnia. E si forma come quando prendono Berlino, come quando gli alleati occupano Berlino, si forma questa specie di, che non è un, di consiglio di sicurezza, come all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, il C9, i 9 cardinali rappresentanti della maggioranza che lo ha eletto, che devono garantire, sono come gli alleati, che fondano l'ONU e il Consiglio di Sicurezza, con diritto di veto, sulle prossime riforme, per garantire, per non lasciare il Papa isolato da solo con gli italiani. Quindi gli italiani sono in quel momento all'indice. Dopodiché arriva a ottobre, faccio dei salti temporali per sintetizzare, arriva a ottobre del 2014 il primo dei due sinodi dei vescovi, dove gli americani, che sono conservatori, i cardinali statunitensi, si sganciano dal Papa che vorrebbe aprire sulla comunione ai divorziati e sulle coppie gay. L'11 di ottobre viene presentata una bozza provvisoria di documento, ricordate, la Chiesa riconosce i doni e le qualità che gli omosessuali le hanno offerto. Si alza il collega Marco Politi e chiede a Padre Lombardi, dobbiamo pensare che quindi adesso al prossimo sinodo invitate una coppia omosessuale a raccontare la sua esperienza, era un'apertura spaventosa. Quell'apertura viene cassata 5 giorni dopo, viene votato il documento con la reazione. Il sabato 18 ottobre, questo è uno snodo del pontificato, terrorizzati da questa apertura, che era tautologica, era l'acqua calda. Appena un eletto Papa si volta, vede la facciata, la parete della Sistina, la prima cosa che vede, vede il dono e la qualità che un omosessuale ha messo a disposizione della Chiesa, il giudizio universale di Michelangelo. L'ha fatto uno dei più noti omosessuali della storia dell'umanità. È un dono e una qualità, quindi non c'era niente di... Era il modo in cui veniva detto, ma di fatto era niente di nuovo. Sta lì da 500 anni. Wojtyła ci ha fatto la poesia. Però che succede? Che il sindaco Marino ha la incauta idea, il sabato 18 ottobre, di registrare 16 matrimoni in Campidoglio, mentre stanno per votare un documento controverso con questo passaggio, la Chiesa riconosce i meriti e le qualità delle coppie gay, più la comunione ai divorziati, e il Papa va sotto. Articoli 52, 53, 55 gli negano la maggioranza qualificata che è dei due terzi, che è indispensabile. Si terrorizzano per l'effetto Marino. Con un incidente diplomatico, con una ingerenza al rovescio, noi proveriamo sempre la Chiesa di ingerire, lo fa sempre, quindi se vogliamo se l'è anche meritata, ma quello è un caso in cui un Parlamento internazionale, un ONU, Parlamento mondiale dell'Episcopato decide una svolta nevralgica della sua storia e tu, sindaco di Roma, ti sovrapponi con un evento locale terrorizzando i cardinali africani. Immagina tutti i cardinali africani, che secondo me hanno il problema della poligamia, ma non certo dell'omosessualità. Immaginate i cardinali nordamericani che si vedono e quindi i conservatori dicono vedete dove ci porterà e mandano sotto il Papa. Lì si rompe la maggioranza. Secondo voi Marino sceglie il 18 ottobre, sceglie il giorno in cui vota il sinodo. Il sinodo si sa da un anno che c'è, tutti sanno che il 18 ottobre è il D-Day del voto, Marino a caso di tutti i giorni sceglie quello casualmente. E lì se il Papa se la lega al dito, difatti è l'unico caso in cui abbiamo un sindaco defenestrato da un pontefice un anno dopo. È lì la radice, ma non è una mia tesi, è la tesi sì io l'ho scritta per primo, ma insomma è sottoscritta ed è comune a tutti quanti. Là si rompe la maggioranza tra i cardinali nordamericani, tra il sud e il nord del mondo. Bergoglio da allora è un papa senza maggioranza e la cerca caso per caso. Quindi quando dite c'è un conflitto in Vaticano è molto articolato,
Perché poi il secondo grande conflitto è sull'economia. Tedeschi, oggi ci sono due organismi nuovi che ha fatto Bergoglio, che governano l'economia vaticana. Una è una sorta di commissione bilancio e la guida è il cardinale di Monaco, Marx, figlio di un sindacalista socialdemocratico. Il nome Marx dice tutto. Ha scritto un libro al mio omonimo. Quindi lui è il teorico, non del comunismo e del marxismo ovviamente, ma di un'economia sociale di mercato. La Willy Brandt, ok? Quella è l'economia sociale di mercato, la storia, il socialismo sociale tedesco. Dall'altra parte c'è questo famigerato Pell, invece il ministro dell'economia, sono le due istituzioni, che è un liberista, monetarista, amico dei nordamericani, che dice, Reganiano che dice, sono due modelli che si scontrano, cioè d'accordo finché devono cacciare via gli italiani che secondo loro gestiano le finanze della Chiesa come lo Stato Pontificio, quindi con una arretratezza amministrativa, al di là della cattiva fede degli imbrogli, ma anche con una incapacità di gestire. E poi gli americani e tedeschi, che sono i principali contribuenti delle finanze della Chiesa, dicono, ma perché? Noi che siamo quelli che mettono i soldi, le due conferenze episcopali in attivo, che paghiamo, dobbiamo lasciar gestire agli italiani. Quindi prendono in mano le finanze vaticane. Questo è lo scontro geopolitico. Poi ci sta Vatilix, ci stanno le ruberie, ci sono gli appartamenti dei cardinali, ma diventa un fatto provinciale. La seconda Vatilix parla tedesco, inglese, americano. Parla con l'accento yankee. La prima invece era una questione di scontro tra cordate italiane, provinciali e regionali. Erano i signori del Cinquecento che si fanno la guerra tra loro mentre i francesi invadono l'Italia e l'Italia perde la sua autonomia. È il 1494, è la discesa di Carlo VIII. Questa è la prima Vatilix. La seconda è uno scontro geopolitico tra gli americani che dicono «Santo Padre, noi gestiamo come un fondo di investimento e facciamo una SICAV». Una società di investimento a capitale variabile, siamo a marzo di quest'anno in Lussemburgo, ti massimizziamo i profitti e poi tu ci fai la carità a chi vuoi, ma fino a che non ti diamo il bonus, noi gestiamo quei criteri del capitalismo puro per massimizzare il profitto. Dall'altra parte i tedeschi dicono no, il fine non giustifica mai il mezzo, con questa enorme ricchezza della Chiesa dobbiamo fare politica e sostenere, investire anche a costo di ridurre il margine di profitto i paesi del terzo mondo e le politiche alternative al capitalismo, vedi Morales e la Bolivia. Sono due visioni contrapposte. Il Papa blocca sul tavolo il progetto del cardinale Pell della SICAV, mette un frego e non si fa la SICAV, ne hanno parlato i giornali del mondo, sbarra il progetto e sembra propendere più per il cardinale Marx di Monaco. Cioè per una gestione delle finanze vaticane che sia meno remunerativa ma più ecclesiale, spaventando la CIA ovviamente, che sia dei soldi che arrivano in Sud America, che è il suo terreno elettivo. Allora vedete che il quadro delle lotte interne, che sicuramente sono violente, che sicuramente sono violentissime, è molto più articolato di quello che si creda, molto più articolato, perché vedete è vero che oggi si scontrano alla CEI Galantino e Bagnasco. Ma se volete, chi oggi ha la maggioranza dei vescovi, chi esprime la maggioranza dei vescovi, è Bagnasco. Perché? Per una ragione molto semplice, perché un papa è vero che ha un potere assoluto, però non è il primo ministro britannico. Che fa Cameron? Se non ha la maggioranza, scioglie le camere e manda tutti a casa e poi se la gioca. Può darsi che gli vada bene, come è successo alcune volte nella storia del Regno Unito, male, ma se la gioca un papa non può sciogliere le camere. È per questo che al sinodo deve scendere a compromessi, non può mandare a casa i vescovi. Il Papa ha un potere spaventoso che nessuno ha, nomina i parlamentari. Quando si rende vacante un episcopato, una diocesi, lo nomina lui, quindi è enorme. Altro che Renzi, altro che Berlusconi, lui li nomina senza neanche passare dalle elezioni. Però deve aspettare la scadenza anagrafica dei 75 anni e quindi la condanna e il destino di ogni Papa è governare nel primo quinquennio, perché i tempi sono 5-10 anni, perché quelli arrivino al fatidico 75esimo anno e rendano la diocesi vacante, deve governare per i primi 5-10 anni con la maggioranza dei predecessori. Per cui Bagnasco oggi esprime la maggioranza di un episcopato che per 2/3 a 3 anni dall'inizio del pontificato di Bergoglio è ancora conservatore, è quello dei vescovi italiani nominati da Wojtyła e da Ratzinger. E Galantina è piuttosto Lenin, e cioè la minoranza dura e pura che deve gestire dittatorialmente perché vuole produrre un cambio e fa nominare a Bologna e a Palermo due preti di strada. Ma la maggioranza delle diocesi sono ancora appannaggio del centrodestra o dei conservatori, usando adesso un termine politico. Voglio dire, la Chiesa sta facendo prove tecniche di democrazia. Non abbiamo mai visto uno scontro come quello di oggi. Ma la democrazia in genere, questa femme fatale, quando viene introdotta in un sistema,
non premia mai i progressisti, se ci fate caso. La democrazia non premia mai i progressisti che la corteggiano, premia i conservatori che la osteggiano, la Magna Carta, l'origine di tutte le democrazie, gli stati generali francesi. La Magna Carta, che cos'è? È un re che convoca i baroni per le tasse, i baroni gli danno contro. E i baroni gli danno contro e vincono i baroni, vince la corporazione, però al tempo stesso entra il principio democratico. All'inizio la democrazia premia i conservatori, è una fan, come una fan fatale che tradisce chi la corteggia. Sì, sì, ecco. Come vuole. Aveva chiesto di darci del tu, è dal primo giorno che abbiamo chiesto. Non ti preoccupare. No, Togliatti diceva se mi vuoi dare del lei. E la seconda qual è? La seconda è quanto ho raccontato poi quello che è successo con la maggioranza dei tedeschi, quello che poi ha fatto, quello che poi è successo in Nord America con scandali. Guardi, rispondo alla prima. Adesso ormai è una mezz'oretta che sto, anche di più, che sto parlando. Di più, io sono credente. Io sono credente e vado tutti i giorni a messa. Non mi pare che si sia evinto ascoltandomi niente di tutto questo e mi pare che il mio sia stato un approccio professionale anche disincantato. Adesso solo perché tu me l'hai chiesto ti dico sono un credente che va tutti i giorni a messa, ma guai a tradire il dovere di verità. Però al tempo stesso, ed io sono molto preoccupato in questo momento di una certa deriva dei miei colleghi vaticanisti, no? Perché noi ci comportiamo un po' come quando esce la Madonna in processione. In ogni paese ci sono due deformazioni professionali, due tendenze. Ci sono quando esce la Madonna in processione quelli che si offrono per portarla. E il compito è bello, è nobile offrirsi per portare il santo patrono, ma il compito del giornalista è quello di chi sta fermo e osserva mentre passa la processione, non si muove, perché sennò perde la obiettività della, perde la postura e l'obiettività della visione. Oggi ci sono diversi colleghi che si candidano e si sentono chiamati a concorrere a questa svolta progressista della Chiesa. Io non credo che il destino progressivo e progressista della Chiesa, non ho la presunzione di pensare che sia in mano alla nostra categoria, sebbene la nostra categoria insomma non difetti della presunzione di ritenersi artefice dei destini del mondo e quindi anche della Chiesa. Io non ho questa presunzione, non penso che Bergoglio abbia bisogno del concorso dei vaticanisti italiani, quindi non cedo alla tentazione perché c'è stato un dibattito straordinario in televisione tra Raffaele Luise dalla Gruber, non so se l'avete visto, tra Raffaele Luise e Nuzzi. Allora Raffaele Luise, che è uno storico cattolico di sinistra, quindi lui da una vita aspettava un Bergoglio, era sempre stato un vaticanista, adesso in pensione del GR1, il GR Rai. Raffaele era stato da una vita, immaginate, una vita all'opposizione, cattolico di sinistra, storica italiana, dossettiano e quant'altro, Don Milani, gli arriva Bergoglio. E quindi lui non può concepire che un giornalista faccia una critica a Bergoglio. E quindi rimprovera Nuzzi in diretta, ecco perché è una pagina straordinaria, un documento straordinario. Dice a Nuzzi, non dovevi fare questo libro. Perché? Perché getta un'ombra sul pontificato e il nostro dovere è sostenerlo. Diamogli tempo è la dottrina totalitaria. È il giornalismo militare. Diamogli tempo è il totalitarismo. Mettiamo tutti, silenzio, tacciamo tutto, i gulag, qualsiasi cosa in nome di questa umanità progressiva che verrà.
E non si dice, ma scusa, io ho le planimetrie, nessuno ha ceduto, tutte le case stanno ancora lì, nessuno ha detto a una famiglia di profughi venite qua dentro, 500 metri quadri ve ne do 100, tutte stanno lì, ho le planimetrie, le pubblico. Posso fare una domanda? Ecco, le pubblico. Allora, questa è una tentazione terribile, terribile, no? Rispondi alla seconda. No, però questa era la cosa di Luise, ci vuole tornare. Quindi io, il mio modo di essere fedele, no? Fedele, anche fedele, credente a quello, la verità vi farà liberi, questo è il Vangelo, la verità vi farà liberi. Poi posso sbagliare nel dire, ma devo seguire la verità, guai a lasciarmi condizionare dal partecipare a un progetto, che sia di conservazione o che sia progressivo. Oggi c'è uno scontro tra due grandi vaticanisti italiani, Andrea Turnielli, che si è anche incoraggiato dal Papa, che si comporta da portavoce dal Papa, e quindi quando io vado ai dibattiti dei sì, mi capita spesso che trovo Turnielli bacchetta i colleghi dicendo il Papa vuole dire, noi non siamo, diventiamo portavoce, siamo uffici stampa, allora è un'altra cosa, nobile ma è un altro mestiere, e magister che deve difendere l'eredità di Ratzinger. Il paradosso straordinario è che Panorama, che è un settimana di destra, c'è un vaticanista di sinistra, Ignazio Ingrao, e l'Espresso, che è il giornale storico della settimana di storia di sinistra, c'è il vaticanista più di destra, Lefebriano, che si possa... i controcanti, ma è straordinario, però il nostro mestiere è straordinario, trovi nei giornali. Il nostro mestiere, invece, rispondendo, qual era la seconda domanda, scusa? Il Nord America, io credo che la sera del Venerdì Santo alla Via Crucis del 2005, quando Wojtyła è già in agonia e osserva dalla sua cappella, che si vede di spalle, che Ratzinger fa quell'altro discorso elettorale al Colosseo e dice quanta sporcizia c'è nella Chiesa, là cominci la riforma. Io credo due cose. Credo che la pedofilia sia molto più diffusa nel mondo. Come dice sempre Bergoglio, dice sempre, guardate che la maggior parte dei drammi di pedofilia rimangono silenti perché si consumano le famiglie. Vero, vero, vero. Gli orchi e gli orrori sono due parti, ho detto l'altro giorno nel quartiere dell'Eur, i quattro bambini a 12 anni, il pedofilo di 38 anni arrestato sabato mattina che dava la cocaina a 12 anni. Quindi, questo è il fatto dell'altro ieri di sabato mattina, ma ci ho detto che quindi come piaga sociale, è molto più la Chiesa è solo una, rispecchia il trend della società, punto. Detto questo, nella Chiesa c'è, e io credo, ahimè, che ne abbiano tirato fuori soltanto una parte, perché ahimè, la Chiesa viene da secoli in cui il mantra era quello che i panni sporchi si lavano in famiglia. E non è che perché Ratzinger e Bergoglio svoltano rispetto a questo trend, nelle psicologie profonde della maggior parte del clero, da un giorno all'altro, ci sono dei retaggi psicologici che sono profondissimi, quindi chissà quanti vescovi, quanti superiori religiosi stanno ancora coprendo, a diversi livelli stanno ancora coprendo, perché è un trend profondissimo. Tenete presente che uno dei cardinali oggi più bergogliani, a parole, il ministro dell'educazione, il cardinale Giuseppe Versaldi, il ministro dell'educazione del Papa, capo di tutte le università cattoliche e seminari del mondo, che si è convertito alla causa progressista, straordinaria una pagina che gli ha dedicato Giuliano Ferrara, dove racconta questa svolta trasformistica di questo cardinale, l'elefantino gli ha dedicato una pagina intera, ha fatto un ritratto, nell'ottobre del 2012, ultimo sinodo di Ratzinger, Versaldi, che capo della prefettura degli affari economici, uno degli enti economici soppressi, manda una lettera a tutti i vescovi del sinodo dicendo che quando un amministratore, un prete che amministra beni, ospedali, terreni, sgarra, non bisogna denunciare dalla magistratura, ma bisogna esercitare la correzione fraterna prima. La correzione profeta. Allora voi capite, qui siamo a ottobre 2012, Bergoglio viene eletto appena 6 mesi dopo. Quanto è sincera la conversione? Quanto è sincera la conversione, quanto profondi sono ancora questi retaggi a tutti quanti i livelli, io non mi faccio grandi su questo, insomma il cammino è ancora lungo e profondo, fermo restando che la pedofilia è una piaga che non è soltanto della Chiesa e che è una piaga di tutti gli ambiti della nostra società. Io che ho un figlio di 8 anni sono rimasto inorridito, l'altra mattina ho detto, problema della cocaina non pensavo che si abbinato alla pedofilia non pensavo che si ponesse così presto, già a 12 anni pensavo che fossero frontiere con cui confrontarsi
in età più adolescenziale, invece vedo che tutto si sta abbassando, con le soglie di rischio sono molto più prossime, più vicine. Piero, sta di fatto che, scusami, questa è la domanda, poi chiudiamo perché mi sembra che ci siano anche, loro stanno attentissimi quelli che sono rimasti, mi dispiace, ma tutte, quello che tu dici rispetto a questa contiguità dei giornalisti che si occupano dei fatti d'Oltretevere con il potere ecclesiastico, insomma, io la vedo perché i grandi scoop, diciamo, le grandi scoperte, chi è che disvela sempre magagne, intrighi di palazzo, adesso l'ultima cosa, non sono dei vaticanisti. Ecco, da che cosa dipende secondo te questo fenomeno, insomma, perché mi sembra che ci sia stata anche da parte dei vaticanisti rispetto a quest'ultima scoperta, diciamo, mi riferisco soprattutto al libro di Fittipaldi, a questa chiamata in causa del bambino Gesù, di Profiti, che poi era parte integrante di Bertone, di quella squadra che era fatta da Bertone, Profiti e Versaldi, giusto appunto, erano i tre che vengono da lontano, tu tante volte l'hai ripetuta questa cosa qui. Questa roba qui, perché... io non, ritengo che insomma una persona che fa il giornalista e che è molto, ma molto, che ha molte più opportunità di un giornalista che magari si occupa di giudiziaria, di nera, eccetera, eccetera, di conoscere fatti e misfatti, perché una volta tanto non arriva da un vaticanista una notizia del genere, ma viene sempre fatta da altri che si occupano di altre cose, che fanno giornalismo d'inchiesta a tutto campo, eccetera. Ecco, è una curiosità che probabilmente anche loro si pongono. La mia lettura è questa. La sala stampa vaticana si autoeletta e si considera un dicastero della Santa Sede, cioè una parte integrante del sistema vaticano, preposto al messaggio, preposto alla divulgazione del messaggio. Questa è un po' la percezione. Mettetevi però anche nei panni di chi deve scrivere ogni giorno, prestato dai direttori, e avere quindi fonti ogni giorno, su che cosa? E chi faranno cardinale, chi va a Bologna, chi va a Milano, e che succede? Che quindi deve mantenere buoni rapporti con le fonti. E non può permettersi un evento, una rottura traumatica con quella di Nunzi e Fittipaldi che lo fanno una tantum. Questa è una spiegazione quotidiana, terra terra, di sopravvivenza quotidiana. Dall'altro c'è quella ideologica invece di molti che si sentono effettivamente investiti di un compito divino quasi, cioè si sentono una parte, poi questo è stato Navarro Valls che ha infuso nei giornalisti l'idea che la sala stampa era un dicastero preposto alla missione universale della Chiesa e quindi che partecipavano a un compito nemmeno storico ma metastorico, con un'autoesaltazione. Venendo poi, io Picozza ho capito dove Carlo vuole andare a battere, sono rimasto male anch'io molto, l'Ordine ha fatto una serata prima di Natale in un pub, una sera dove c'erano Nunzi e Fittipaldi e vaticanisti eravamo soltanto due, io e il collega Marco Politi del Fatto Quotidiano. Indubbiamente noi giornalisti tutti siamo una corporazione, quindi poi i singoli ambiti della nostra professione sono corporativi a loro volta, quindi un giornalista dell'economico non ama che un giornalista dello sportivo non ama che intervenga uno che si esondi dagli ambiti, dall'alveo. Questo vale in tutti gli ambiti della nostra professione. Altrimenti non mi spiego questa reazione così dura e energica che c'è stata da parte dei miei colleghi, che non parlano bene, al di là di una nota formale che l'Associazione dei Vaticanisti LAIGAV ha dovuto fare, perché sennò era imbarazzante non farla, ma non ne parlano bene. Io non conosco personalmente, l'ho visti la prima volta quella sera Nunzi e Fittipaldi. Allora, io faccio giornalismo di analisi, faccio analisi e basta, quindi sono anche fortunato, non devo stare ogni giorno sulle... Non mi riconosco in quel modo di fare giornalismo, perché non c'è un briciolo di analisi se leggete due libri, ma tutti questi sono discorsi a valle. Quando due colleghi vengono processati, prima indagati e poi processati, per avere detto la verità, perché nulla è stato smentito,
di quello che sta in quel libro, nulla è stato smentito, ognuno di noi ha il dovere pregiudiziale di dire io sono Nuzzi, io sono Fittipaldi, poi viene il resto, non mi piace come hai scritto, non c'è l'analisi, ti faccio tutto il resto, ma quello è a valle, se no diventa un alibi per venire meno al proprio dovere, cioè quando, ripeto, due giornalisti, e questo direi a monte anche come dovere cristiano, la verità vi farà liberi, ma guai se dovesse essere ingabbiato, idealmente, perché poi ho detto non credo che Renzi poi faccia la estradizione, ma ognuno di noi ha il dovere di dire io sono Nuzzi, io sono Fittipaldi, a maggior ragione non conoscendoli, io non li conosco e a maggior ragione non riconoscendomi, voglio dire, io ho scritto il giorno dopo, perché poi vedete Nuzzi e Fittipaldi giustamente portano tutto allo scoperto e accendono il riflettore sul lato oscuro della curia. Sul lato oscuro della curia accendono il riflettore, però poi anche io ho acceso all'indomani i miei riflettori su di loro. E scusate, per uno come me che ha scritto da un anno, sia sull'Imes sull'Huffington, ma più sull'Imes che ha fatto il giro del mondo, che c'è questo scontro violento rispetto al quale è roba da bambini la prima Vatilix, tra due grandi potenze finanziarie, il cattolicesimo tedesco e il cattolicesimo, tra i cavalieri di Malta e gli americani, cavalieri di Malta che sono forti in Germania e gli americani, c'è questo scontro tra due potenze finanziarie, perché vedete è vero che lo IOR vale 7-8 miliardi, che non è niente, cioè rispetto alla capitalizzazione di Unicredit o di Intesa San Paolo, 7-8 miliardi, questo è l'ammontare dei depositi dello IOR, è nulla, è frizionale lo IOR, ma l'insieme dei beni immobili della Chiesa, un conto sono i beni del Vaticano, un conto sono i beni dell'impero, no? Allora, i beni dell'impero intendo solo gli immobili di tutte le congregazioni, ordini religiosi nel mondo, terre, case, terreni, ospedali, stime del Sole 24 Ore, 2.000 miliardi di euro, 2.000 miliardi, l'equivalente dell'ammontare dei depositi di tutte le banche svizzere. Depositi di tutto il mondo nelle banche svizzere sono 2.000 miliardi di euro, l'equivalente dei beni immobili soltanto della Chiesa, su cui il Papa ovviamente non ha una gestione diretta perché dipendono dai singoli ordini religiosi, dalle parrocchie, dalle diocesi, dalle congregazioni. Pensate alla diocesi più ricca del mondo, che è quella di Colonia, che allo IOR ha solo 80.000 euro, spiccioli, perché non si fidano, i primi sono, non ci rimetterebbero mai i soldi allo IOR, no? E quindi, allora, di fronte a questa partita così grossa, si scontrano su due visioni così contrapposte, tedeschi e americani, si rompe la maggioranza che ha eletto Bergoglio, i due Pell e Marx se ne dicono di santa ragione convocando due conferenze stampa contrapposte al sinodo dell'ultimo ottobre 2015, prendendo a pretesto lo scontro sulla comunione di divorziati, ma c'è dietro la rottura tra i tedeschi e gli americani, e escono il 5 novembre, stesso giorno, due libri, uno di Nuzzi e uno Fittipaldi, che portano uno acqua al mulino degli americani e uno acqua al mulino dei tedeschi. Allora loro hanno detto la verità, i documenti sono tutti veri e quindi hanno svolto un lavoro sacro e santo, non come modo di dire, nell'interesse della Chiesa, della verità, sacro e santo, dopodiché la coincidenza di uscita nello stesso giorno è troppo evidente la palesiana per non pensare che lì la cordata che ha visto che l'altra si stava muovendo è corsa ai ripari e ha saputo far arrivare all'altro per tempo le notizie e programmando insieme l'uscita in modo che meno per meno facesse più e le due forze opposte e contrarie si elidessero a vicenda. Ma qualcuno mi deve spiegare, perché sennò lo diranno gli storici, che il 5 novembre, che per gli inglesi chiama Londra il Guy Fawkes Day, il giorno dei botti, no? Escono lo stesso giorno due libri che poi strategicamente puntano le due cannoniere, i loro missili intercontinentali in direzioni opposte, perché se poi andate a leggerveli tutti e due dicono la verità, tutti e due scoprono il lato scuro, ma uno punta i cannoni e spara sugli americani, l'altro punta i cannoni e spara sui tedeschi. Allora qualcuno mi dovrà spiegare. Poi c'è il parafulmine di nome di fatto, l'attico di Bertone, che fa da parafulmine
e quello va benissimo perché anche folcloristica è straordinario. Io mi sarei messo sottoterra, cioè come fa a resistere quell'uomo lì? Chiunque di noi bersagliato ha, giustamente, ingiustamente, alla fine avrebbe venduto quella casa, ritenendo quanto male che era infestata da presenze maligne e malvagie. Non l'ha fatto a significare quanto poi che tipo di peli sullo stomaco c'ha sta gente, insomma, ecco così. Però la lettura geopolitica di due libri che escono lo stesso giorno e portano l'acqua a mulini contrapposti è una cosa che gli storici dovranno valutare attentamente. Sono le 4:10, ragazzi. Lo scontro economico che... Allora c'era le finanze vaticane, i 7-8 miliardi di euro di capitalizzazione dello IOR, che non è tanto, ma vale anche quello perché sono soldi che in Vaticano non si contano ma si pesano, diceva un vecchio democristiano. Si pesano vuol dire che come capacità, come effetto moltiplicatore, come volano di relazioni, un prestito o un movimento o una intermediazione finanziaria della Banca Vaticana, voi sapete che moltiplica come effetto moltiplicatore molto più che se la facesse Intesa o se la facesse Unicredit, per cifre anche superiori. Quindi in questo senso sono soldi che si pesano e non solo si contano. Ma comunque, ciò detto, e anche al netto di questa valutazione, non è granché 7-8 miliardi, ok? Mentre l'insieme solo dei beni immobili della Chiesa sono 2.000, ed è una cifra enorme all'insieme dell'ammontare delle banche svizzere. Allora, questi beni... le finanze vaticane di una grande potenza mondiale venivano amministrate fino al 2013 da un ente che si chiama Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede, un altro che si chiama APSA, amministratore del patrimonio della Sede Apostolica, un altro che era lo IOR, dove c'erano tutti amici del cardinale Bertone, il cardinale Calcagno all'APSA, cioè tuttora il cardinale Belsaldi, che gli hanno chiuso il dicastero, che era questo ministro del bilancio, che doveva, una specie di corte dei conti e ministro del bilancio che doveva garantire, invece scriveva i panni sporchi si davano in famiglia. Questo era il ticket, cioè era Pellegrino Rossi, gli amministratori dello Stato Pontificio, che inorridirono i piemontesi, gli inglesi, l'Europa che scriveva il liberismo, l'abate genovesi già dal 700, cioè il riformismo economico, la sana gestione, invece lo Stato Pontificio, cioè l'inefficienza eletta a sistema. Ma immaginate i tedeschi e gli americani, che erano quelli che sanavano ogni anno i deficit, i principali sostenitori e finanziatori. Quindi loro prendono in mano la Chiesa, staccano con una rottura storica il primo papato extraeuropeo contro gli italiani che erano ritenuti i grandi responsabili dell'ultima Vatilix. Cioè, signori, l'Italia entra nel conclave su 115 elettori con 28 cardinali e non riesce a portare a casa il Papa. Entra con 28 cardinali su 115 e non riesce a portare a casa il Papa, tanto era la reazione. E soltanto i nostri giornali si sono dopati, sai, quando si è fatto la pera, si sono dopati, quando si dice nel linguaggio proprio banale e gergale, cioè il Corriere e Repubblica fino al giorno prima ci hanno convinto che Scola, e questo vuol dire quanto è provinciale il nostro giornalismo, diventava Papa. La CEI ha fatto il telegramma di congratulazioni alle 5 quando hanno visto la fumata bianca, perché ormai si erano caricati, convinti che era Scola. Perché Carlo Verdelli ha fatto un paginone sul coso di incensazione, di intervista, il prossimo Papa, cioè tutti e due caricati i grandi giornali italiani che sarebbe stato Papa Scola. E questo dà l'idea di quanto noi ci consideriamo il papato un fatto italiano, con un'ingerenza del giornalismo italiano sul papato, spaventosa, con un'ingerenza del giornalismo italiano sul papato. Noi riteniamo di sapere come andavano le cose, abbiamo toppato spaventosamente, mentre il resto del mondo si stava organizzando per portarlo via il papato dall'Italia, con un declassamento di peso geopolitico dell'Italia. Non ci scordiamo che la Chiesa è l'unica istituzione internazionale che parla italiano, l'unica che ha come lingua di lavoro l'italiano, istituzione ente internazionale. Questo è un upgrade del nostro paese. Detto questo, gli americani e gli inglesi hanno due visioni opposte di politica economica. E ve l'ho detta, i tedeschi ritengono, i tedeschi presiedono il Consiglio per l'economia, il Parlamentino economico, il nuovo organismo che ha fatto Bergoglio. Si chiama Consiglio per l'economia, sono in 15. Ci sono 7 laici e 8 prelati, sono 15, è una sorta di commissione bilancio di CIPE, il Comitato per la Programmazione Economica. Sapete il CIPE, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, che deve programmare come si spenderanno i soldi della Santa Sede, la linea di politica economica. Poi c'è l'esecutivo,
che è la segreteria per l'economia, letta dal cardinale Pell, che è il ministro dell'economia. Questi sono i due organismi nuovi. Quindi un parlamentino economico che dovrebbe fare le strategie e la gestione ordinaria invece il ministro dell'economia, che è il cardinale Pell. Ovviamente nessuno dei due sta nei suoi confini. Il parlamentino vuole anche gestire, l'esecutivo vuole anche programmare. Il cardinale Pell, che ha messo a presidente dello IOR, ha tolto il tedesco von Freiberg e ha messo il francese De Francieux, che è un uomo che viene... Von Freiberg era un industriale banchiere, mentre De Francieux è un uomo che viene dai fondi di investimento, lavorava, è un francese, ma è un francese, una specie di mix, una specie di frullato di Grandaire e Grande Mela. Grandaire francese e Grande Mela newyorkese, ha vissuto e lavorato a New York, quindi immaginate un frullato di Grandaire e Grande Mela. Questo vive immerso nella mentalità dei fondi strategici e dice lo IOR deve diventare il fondo sovrano della Santa Sede, come quello che c'ha la Cina, come quello che hanno gli Emirati Arabi, come quello che hanno i paesi del Golfo. E questo fondo strategico deve massimizzare i profitti, quindi andare dove la finanza dice che è meglio. Poi, una volta che sono massimizzati, il Papa li regala e ci fa carità. Chiaro? Progetto nobile, ma il metodo è quello del capitalismo puro e sano. I tedeschi dicono no, noi già nel modo in cui investiamo dobbiamo dare il taglio diverso, anche se rendiamo meno remunerativi, anche se comprimiamo i margini di guadagno. Tipo, c'è un progetto nel terzo mondo, non sia mai che io per andare a investire nel hedge fund di Wall Street, perché mi dà una maggiore utilità marginale, io non sostengo Morales che sta rifacendo le reducciones, il sogno dei gesuiti, mission, lo IOR come la moderna mission, le reducciones gesuitiche nell'alternativa di un modello di economia alternativa al capitalismo. Questo sogno rivoluzionario di Bergoglio, che il tedesco Marx, nome nomen, a seconda, e su questo è lo scontro violentissimo. E se voi leggete due numeri, perché se io gli do un hedge fund che poi dopo trova più remunerativo, l'hedge fund va con la logica dove c'è il punto in più di profitto, anche se mette sull'astri che chiude fabbriche e disoccupati, è la logica dell'hedge fund, è la logica per cui il cartellino del cartellino di Gervigno, no scusate, no di Cerci, scusate, no, voi scherzate su questo, ma il cartellino di Cerci non lo trasferiva nel Genova perché c'era il fondo catariota che aveva una parte di quel cartellino e dice ma poi io lo deprezzo se va al Genova, e che dico ai miei investitori? Mi cacciano via a me manager e ce ne mettono un'altra, la logica spietata del capitalismo. È la logica spietata del capitalismo. Grazie Piero, veramente grazie, una lezione splendida. Solo che a questo punto mi sembra che